Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Credo di avervi già aggiornato abbastanza per quanto riguarda le letture fatte durante la quarantena, tra recensioni, wrap-up, libri letti durante la quarantena, libri thriller letti durante la quarantena, insomma, vlog, insomma, ce ne sono tanti di aggiornamenti di lettura che non smetteranno di esistere, anzi ce ne saranno anche altri, però. Con calma un attimo perché vi voglio anche aggiornare sui film che ho visto durante la quarantena. Siccome ne sono 78 e aumenteranno di sicuro, ho deciso di, per il momento, dividere per categorie i film. Perché sono 78, non posso parlare di 78 film in un video, insomma. E oggi in particolare andremo a parlare delle serie cinematografiche che ho visto. Partiamo ovviamente con Harry Potter. Classico, tutti conoscono Harry Potter che scopre di essere un mago all'età di 11 anni e quindi poi dovrà andare a studiare magia ad Hogwarts, ma non sarà il suo unico obiettivo quello di studiare magia, ma soprattutto dovrà sconfiggere il lato oscuro. In 8 film e 7 libri di cose ne sono successe, quindi immaginate gli spoiler che ci possono essere, ma ovviamente per chi ha visto i film e chi ha letto i libri conosce la storia, però anche chi non l'ha mai fatto penso che conosca un minimo Harry Potter. Io non mi ricordo un giorno senza Harry Potter, cioè anche se io ho iniziato a vedere Harry Potter alle medie forse, quindi 12-13 anni, quindi sono circa 10 anni che vivo con Harry Potter, insomma, anche prima lo conoscevo, anche se non ne facevo parte, insomma. Adesso sì, per fortuna. E invito anche voi a entrare a far parte di questo meraviglioso mondo che è Harry Potter. E vi invito anche a far parte del mondo dei Pirati dei Caraibi, che è andato in onda anche di recente in televisione. E che racconta appunto la vita spericolata di un pirata, di Jack Sparrow, che farà incontri importanti, ma anche incontri che tipo ma ti sparo in fronte e muori. Questo è il mood dei Pirati dei Caraibi, ma vi giuro che il mood principale dei Pirati dei Caraibi è ridere, perché riderete che ogni 3x2, che veramente come non ci fosse un domani. Poi Johnny Depp è uno dei miei attori preferiti e i Pirati dei Caraibi rientra appunto anche nelle mie serie cinematografiche preferite e pensate, I Pirati dei Caraibi fa parte della mia vita ancora prima di Harry Potter, perché io mi sono appassionata ai Pirati dei Caraibi ben prima delle medie, alle elementari, avevo circa 8-9 anni e ora non posso farne più a meno, sono circa 15 anni che guardo i Pirati dei Caraibi, continuerò a guardarli per il resto della mia vita e niente, quindi io vi invito sempre a guardare, a provare, a leggere Harry Potter, ovviamente a leggerlo, e poi a guardare i film sia di Harry Potter che di Pirati dei Caraibi, perché secondo me vi appassionerete, poi magari no, però il mio invito è sempre quello di provare. E infatti, a proposito di questo, volevo dirvi che io non avevo mai visto prima d'ora né Star Wars, né Star Trek e neanche Transformers. Neanche Jurassic Park, Jurassic World. Ebbene, è arrivato il momento, mi sono aggiornata anch'io, ho visto tutte queste serie cinematografiche, però partiamo dall'inizio. Ho iniziato con Star Trek, che tipo non pensavo neanche mi potesse piacere, però mi sono divorata 13 film di Star Trek, come se non ci fosse un domani, veramente. Ovviamente perché mi piace assai, non tanto per la storia in sé, sì anche, però mi piace l'idea. Che il primo film di Star Trek è uscito nel 1979 e l'ultimo nel 2016, quindi prende tantissime generazioni. Immaginate quante persone ha coinvolto Star Trek. La stessa cosa mi piace di Star Wars, perché anche Star Wars è il primo uscito negli anni 80, non mi ricordo precisamente quando, forse proprio nel 1980, 81, cose del genere. E l'ultimo uscito dicembre 2019. Quindi prende tantissime generazioni, tantissime persone, qualcuno ci è anche cresciuto naturalmente, sia con Star Trek che con Star Wars. Però devo dire la verità che Star Wars forse mi è piaciuto di più come serie cinematografica rispetto a Star Trek. Però devo dire che entrambi mi hanno fatto appassionare perché naturalmente non solo gli spettatori fanno parte di generazioni diverse, ma anche gli attori che hanno fatto parte.
perché gli attori che hanno recitato sia in Star Trek che in Star Wars negli anni 80 non sono decisamente gli attori che hanno recitato in queste due serie cinematografiche negli ultimi film, 2016, 2019, quel che sia. Quindi mi piace questa idea che prendono più generazioni, sia negli attori sia nel pubblico, e questa cosa mi piace un sacco perché arriva a tante persone e arriverà secondo me in seguito anche tantissime altre persone che verranno dopo, me compresa. Io sono arrivata molto in ritardo, però diciamo che mi è arrivata la voglia di guardare Star Wars, in particolare proprio con l'uscita del film L'ascesa di Skywalker, che io volevo andare a vedere al cinema, però poi non ho fatto in tempo a guardare tutti i film. Non lo so perché, non ho mai iniziato, non avevo forse abbastanza voglia, però adesso sì, ho recuperato tutti i film e tipo adoro. Anche Star Trek la stessa cosa. Io ovviamente quando è uscito l'ultimo film nel 2016 non avevo minimo di interesse a guardare Star Trek, per fortuna mi è venuto adesso e l'ho guardato, quindi voglio dire, non è mai troppo tardi secondo me per recuperare qualche film, qualche classico. Infatti poi anche nei video successivi parleremo anche di altri classiconi, film proprio classici che io non avevo mai visto. Lo stesso discorso può essere valido anche per Jurassic Park e Jurassic World, perché prende sia la generazione degli anni 80-90, fine anni 80, inizio anni 90, e quelli di adesso, perché la generazione di adesso forse conosce più Jurassic World piuttosto che Jurassic Park. Però devo dire che ho amato, sto recuperando anche altri spin-off, qualcosa che riguarda sempre quel mondo. Ho visto Jurassic Galaxy, per esempio, ho visto anche qualche Lego, qualche cosa animata dai Lego, insomma. E io in realtà ho visto il primo film di Jurassic Park, tipo forse 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quando è uscito Bohemian Rhapsody, insomma, perché avevo scoperto che un attore di Bohemian Rhapsody aveva recitato anche in Jurassic Park anni addietro, però non avevo mai continuato e adesso è venuta la carica. Tra l'altro è andato anche in onda, però io non l'ho visto in televisione, l'ho visto su Amazon Prime, e così come Jurassic World l'ho visto su Amazon Prime. E una riflessione che in realtà ho già fatto su questi film è che ho visto una grandissima differenza tra i film che sono uscite negli anni 80 e i film che sono usciti adesso. Voi penserete, ovvio che è cambiato tutto, però, cioè anch'io me ne rendo conto che è una cosa ovvia, però per fare un esempio, Star Wars e Star Trek sono iniziate negli anni 80 e sono finite adesso, quindi c'è tutta la storia del cinema dagli anni 80 fino adesso in soli. Praticamente Star Wars sono 9 film, Star Trek ne sono 13, quindi quanti sono? 40 anni, 40 anni di film, di cinema, in 22 film. E questa cosa mi ha fatto tipo, ok, 40 anni di cinema in solo 2 serie cinematografiche, mi sono vissuta tutta questa era, se si può chiamare così, in soli 2 serie cinematografiche. Per Jurassic Park anche, però un po' meno, un po' meno anni, e c'è una netta differenza tra il primo Star Trek o il primo Star Wars con l'ultimo. Cioè io tipo, ok, stavo guardando un film di Star Wars, non mi ricordo quale, forse il 6 o il 7, episodio 6 o episodio 7, non mi ricordo, e dicevo a mia madre, ma è palese, cioè è talmente finto che si vede così, cioè. Però mia madre mi ha fatto, certo è normale quegli anni, normale, no, che sia così, perché era già troppo bello all'epoca. E quindi mi rendo conto che il cinema ha cambiato tantissimo, cioè veramente è cambiato tanto da quell'epoca adesso, e è bello rivedere quei film che vedeva mia madre a 20 anni. E ovviamente penso che anche i miei figli, quando avranno 20 anni anche loro, diranno la stessa cosa dei film che io guardo adesso, insomma, a 22 anni, e perché ovviamente penso sia tutto in continua evoluzione, soprattutto la tecnologia, perché secondo me si riferisce molto a quello, cioè più della tecnologia, perché vedi
Le telecamere nuove che, cioè, fanno una netta differenza, sembra veramente vero, anche solamente un'inquadratura sembra vera adesso. Poi naturalmente ci sono anche, penso anche i modi di registrare, non lo so, non sono esperta in questo campo, però azzardo a dire, mi è sembrato così. E poi anche naturalmente gli effetti cinematografici, sono qualcosa fighissime, e appunto è grazie alla tecnologia. Non sembra più finto adesso, quando si guarda un film, non sembra più finto rispetto a quelli degli anni Ottanta. Niente, adesso volevo dire, ecco, aggiungere una cosa alla fine che non ho detto, che ho rivisto una serie cinematografica della mia infanzia, ossia Transformers. Io ho visto Transformers alle elementari e non so perché ho completamente dimenticato Transformers, non so perché. Erano i film preferiti di mio compagno di classe delle elementari e ci assillava tutti i giorni, e quindi io ho guardato Transformers anni addietro. Forse ne ho visto uno, ma proprio a caso, e mi era piaciuto, però non sapevo all'epoca come guardare altri film di qualsiasi genere, che sia di Transformers o di qualsiasi altra cosa, però mi era piaciuto tanto. Poi c'era Shia LaBeouf, che è tipo amo troppo, io l'ho conosciuto in Indiana Jones, e ho recuperato adesso perché mi era rimasto questa cosa, che a parte io non so perché ho dimenticato Transformers nella mia vita, l'ho visto su Amazon Prime e mi è tornato tutto, e quindi adesso ho recuperato anche Transformers, anche se Transformers è più anni 2000-2010, anche se l'ultimo è uscito appunto anche questo di recente. E ho amato tutto di Transformers, tranne il fatto che Shia LaBeouf è solo nei primi tre film e non in tutti e cinque, però quello è un discorso a parte, e uno sclero mio. Questo video è finito qui. Per quanto riguarda le serie cinematografiche, sono finite, perché voglio dire, 9 film di Star Wars, 13 di Star Trek, poi ci sono 5 di Transformers, 7 di Harry Potter, poi ce ne sono altri 5 di Pirati dei Caraibi, c'è Jurassic Park, sono 3, poi altri 2 di Jurassic World, cioè volete dire... comunque, come dicevo all'inizio, sicuramente ci sarà un nuovo video dove vi aggiornerò sia sui film, ovviamente, perché aumenteranno, adesso li accumulo un altro po', non troppi, magari non 80 come oggi, e anche sui libri naturalmente, però facciamo scorrere il tempo, aspettiamo un pochino, così accumulo un po' e non vi faccio vedere le cose misere che il video dura 3 minuti. Comunque, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e vi invito a scrivere un commento e farmi sapere se avete visto una di queste serie cinematografiche e cosa ne pensate, o magari se ne avete viste altre e volete consigliarmene qualcuna. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!